Ci sono pochi elementi certi nel misterioso sequestro di cui è stato vittima Edoardo Monti, giovane casalese di buona famiglia, rapito a San Pietroburgo nella notte del 12 febbraio e rilasciato appena 5 giorni dopo, senza il pagamento di alcun riscatto. Tra questi, le risultanze degli accertamenti medico-legali che confermano la reclusione forzata e il coinvolgimento di un secondo uomo, un imprenditore casalese di 50 anni, figura intorno alla quale ruota ora l'attività investigativa delle autorità russe e italiane. Secondo il racconto reso dallo stesso cinquantenne, sposato con una donna russa e con alcune difficoltà economiche, sarebbe stato rapito insieme a Monti da 3 uomini incappucciati che avrebbero fatto irruzione nella casa in cui si trovavano entrambi, per essere poi liberato 2 giorni dopo con lo scopo di fare da intermediario con la facoltosa famiglia dell'ostaggio. L'uomo ha effettivamente raggiunto la mattina del 15 febbraio a Casale il padre dell'ostaggio, Paolo Monti, 77 anni, celebre e facoltoso avvocato, per chiedergli 300.000 euro del riscatto. Ma il giorno dopo, venuto a sapere che la polizia russa lo stava cercando e senza alcun riscatto in tasca, lascia in fretta l'Italia per far ritorno a San Pietroburgo. Il padre dell'ostaggio e l'intermediario si sarebbero dovuti incontrare nuovamente pochi giorni dopo, ma all'aeroporto di San Pietroburgo il testimone cinquantenne viene fermato dalla polizia russa per l'interrogatorio e quasi in contemporanea Edoardo Monti viene liberato, giusto in tempo per assistere al funerale del padre che intanto è morto di infarto, probabilmente anche a causa del forte stress provocato dal rapimento del figlio. A San Pietroburgo anche l'intermediario è stato rilasciato, ma sono ancora tanti i punti da chiarire a suo carico. Gli elementi che hanno loro, gli elementi di valutazione che abbiamo fornito noi attraverso l'Interpol e l'ufficiale di collegamento che è a Mosca e adesso a San Pietroburgo, possano meglio valutare il suo ruolo, l'eventuale suo ruolo, la sua posizione, la condotta che questi ha verificato, ha compiuto e quindi decidere su di lui. Per quel che sappiamo, il sequestrato è stato tenuto per l'arco dei 5 giorni in cui è avvenuto il sequestro, ammanettato mani e piedi in un locale prevalentemente al buio. Le ferite comunque che aveva sul suo corpo confermano questo racconto? Nel momento in cui è stato visitato al rientro in Italia il giorno 19, pare che fosse, domenica, presentava delle tracce evidenti di ecchimosi ai polsi e alle caviglie, oltre al residuo di una ferita non grossa, ma insomma al capo, che indicava un certo sanguinamento.